ti guardano con tanto piacere. Grazie di cuore Monica, a te ti auguro il meglio per la tua carriera. Grazie, grazie per Luigi Diaco. E adesso invece la prima storia di oggi. Oggi andiamo e vi portiamo a Boston. Vi raccontiamo la storia di Viviana, partita dall'Italia tantissimi anni fa per gli Stati Uniti, è riuscita a trasferire oltre oceano la sua passione e il suo primo amore professionale, la radio, un po' come quella di per Luigi Diaco. Il nostro servizio è di Stefano Salimbeni. Io facevo già radio in Italia, lavoravo per una FM, conducevo un programma che parlava di libri. Era una vecchia passione che ho fatto di tutto per riuscire a farla anche qui. Grazie mille, molto interessante. Vi ricordo il numero del nostro studio perché il programma è live. Tutti i giorni in onda, da mezzogiorno alle due, parlo di attualità, parlo di notizie che vengono dall'Italia ma anche dal resto del mondo. E poi c'è tanta musica italiana. Musica di tutte le epoche per accontentare i gusti di tutte le fasce di età. È un grande calderone, è una grande sorpresa perché non sai mai in quale epoca andrai a finire nel brano successivo. Su Italy Eco. Lunedì c'è la diretta e ci sono gli ospiti. È un programma interattivo, quindi si può interagire con noi via chat su Facebook, si può interagire con noi chiamando in redazione, in studio e facendoci delle domande a me, all'ospite di turno. Grazie, grazie per la domanda Pasquale, sì. Continua a seguirci. Come le è venuto in mente di fare una cosa, se vogliamo, fuori tempo? Qualcuno potrebbe dire anacronistica, personalmente la definirei coraggiosa. Io forse sono sempre stata anacronistica nella mia vita, non so, perché ad esempio io sono anche una vocalist e tutti i progetti musicali che ho avuto erano sempre vintage. Avevo un trio vocale in Italia, facevamo musica swing degli anni 30, 40 e 50, quindi proprio il mio cuore è un po' rimasto indietro. Amore non si può scordare. My family has been in the... La mia famiglia opera in questo settore da oltre 70 anni e mi ricordo che prima di internet, intendo, in questa zona c'erano moltissime radio italiane. Oggi, a quanto ne so, siamo rimasti solo noi, ma è una voce che deve risorgere. We have Greek. Qui abbiamo radio greche, ma anche haitiane, armene, afroamericane. La comunità italiana è molto numerosa in questa città e nella nostra zona di copertura onde medie ci risulta almeno 1,5 milioni di potenziali ascoltatori di origine italiana. Ecco, noi li invitiamo tutti a sintonizzarsi sul programma che Viviana mette insieme con tanta fatica tutti i giorni. Enjoy Viviana Dragani and the hard work she does on a daily basis to produce a show. Bentornati a Italy Eco, il programma bilingue di e con Viviana Dragani. Oggi cosa trovo qui che non trovo su Radio Italiana o altrove? Cioè, c'è tutto su internet, no? Perché devo ascoltare lei? Allora, ci seguono in molti anche dall'Italia. Perché? Perché nelle radio italiane ormai impera la musica americana. Quindi un brano forse su quattro è italiano nelle radio importanti. Un po' di musica italiana per voi, ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui con Italy Eco. Italy Eco, al contrario, anche se trasmettiamo da qui, c'è solo musica 100% italiana e napoletana, quindi anche gli italiani che vogliono in qualche modo ricollegarsi, riconnettersi alle loro origini, ascoltano questo programma. Sì? In streaming, online. È un paradosso, sì. In un'epoca in cui c'è solo l'immagine, in un'epoca in cui tutto è visual, in un'epoca in cui c'è Instagram, ci sono foto di chiunque, il fatto di ascoltare soltanto il suono è veramente qualcosa che mi affascina. Il fatto di ascoltare uno speaker radiofonico e non sapere che faccia ha, mi affascina, forse perché ho il cuore antico, come dicevamo, ma... Che più non ho, che più non ho, che più non ho, che più non ho. E brava la nostra Viviana che da Boston con la sua voce intrattiene le
e unisce la comunità italiana. Ma tu hai sentito, sì, Stefano? Cioè, 1,5 milioni di persone di origine italiana che ascolta Viviana e la radio. Un bacino incredibile. Incredibile. Allora direi di...